Oggi, sfavillanti MTIers, voglio parlarvi di Idiocracy, un film del 2006. Perché parlare oggi di un film di 15 anni fa? Ora andiamo a scoprirlo! Si parte! Io e questo film ci siamo conosciuti tardi, quando è uscito in sala, rimasto pochissimo, io l'ho perso, purtroppo non come Creators the Past, ma vabbè, quindi l'ho recuperato solo a noleggio mesi e mesi dopo, quasi per caso perché me ne ero ovviamente dimenticato come mio solito. Se anche voi mi compatite per questo, mettete un bel mi piace così da rincuorarmi. Appena fatto play mi sono poi bloccato su quel racconto iniziale dei primi 5 minuti, una voce narrante che in stile documentaristico ti narra l'evoluzione della razza umana dall'inizio degli anni 2000 addirittura fino al 2500 abbondante. A quel punto ho premuto stop e ho lasciato libero un immenso what the f***, e poi sono ripartito a rivedere la intro. Quell'introduzione è stata così geniale e premonitrice della società a venire che mi sono sentito quasi parte di un evento di psicostoria. Dovreste avere dimestichezza di psicostoria visto che tutti stanno sbavando per quella schifezza di adattamento di Fondazione fatta da Apple. Devo stare calmo, non mi devo triggerare, che non è questo il discorso. Comunque, a distanza di 15 anni dall'uscita di Idiocracy, è palese come già l'idea di base si sia realizzata a una velocità che definirei da social network, ma andiamo con ordine e parliamo di questa introduzione. Il concetto alla base di questo film è che in 500 anni e poco più, l'umanità ha raggiunto il suo apice, avrà un crollo incredibile dovuto al fatto che le persone intelligenti, se si sposano, lo fanno tardi e con al massimo un figlio, mentre le persone culturalmente meno preparate, non rendendosi conto dei problemi, si sposano e sfornano figli come se piovesse, che ovviamente seguiranno le orme dei genitori. Lasciando ovviamente stare la generalizzazione di questo discorso si potrebbe già dire che porterebbe a un abbassamento culturale, ma non basta perché in mezzo ci si mette pure il consumismo che, puntando ai soldi delle masse, mette a lavoro le migliori teste su problemi importanti non per il futuro della società, ma per quelli che vengono percepiti da quelli che spendono, quindi via cure per calvizie, impotenza e via dicendo. Insomma, credo che abbiate già intravisto l'enorme potenzialità e d'impatto di questo film assolutamente e ridicolmente comico e trash, che diventa rapidamente anche grottesco e, azzarderei nel dire, pure destabilizzante. Come potete notare, ancora non ho parlato della trama perché non è importante, visto che è l'idea di fondo ad aver reso questo film una vera e propria pellicola di culto da recuperare assolutamente. Ma tutto inizia con il protagonista Joe Bowers, interpretato dall'attore Luke Wilson, che è un militare dell'esercito degli USA, così poco dotato da essere stato messo a fare l'archivista. Praticamente ci troviamo davanti ad un uomo mediocre per cultura e propensione che si trascina in una vita monotona e solitaria. Per questo viene scelto per una prova di ibernazione assieme ad una prostituta che Joe crede essere un militare, scelta perché non trovavano donne militari per il test in tempi rapidi. Ovviamente il test ha dei problemi, nel senso che se li dimenticano lì per 500 anni e al risveglio si trovano davanti a una veramente situazione surreale. Si potrebbe definire la sagra del redneck, visto che il presidente degli USA è addirittura un lottatore di wrestling. Il cittadino medio è totalmente inconsapevole della propria esistenza e risponde solo a stimoli da cavernicoli, diciamo. Insomma, Joe, nella sua mediocrità e insulsità, si ritrova ad essere l'uomo più intelligente. Da qui si dipanano una serie di scenette comiche che prendono in giro la società del 2005, ma soprattutto anche quella attuale, ed è la cosa su cui dovremmo riflettere maggiormente. E ricordiamoci, è satira, è tutto esagerato ed è meglio prenderlo con le molle, cioè non prendiamocelo. Indubbio che i riflessi di questo film si vedano già realmente sulla nostra società attuale grazie al fallimento dell'idea di internet come mezzo di condivisione della conoscenza.
Possiamo vedere tutti come tramite i social network si diffondano le teorie più assurde e insensate solo perché degli algoritmi vedono che fanno presa sulla gente e non importa che siano veri o meno. L'importante è che le persone rimangano su quei social a passare il loro tempo e cliccare. A parte questo sfogo personale, è indubbiamente necessario prendere atto di questa teoria della stupidità. In Allegro, ma non troppo, e del potere della stupidità. Questi due sono due libri italiani che su Wikipedia vengono consigliati come approfondimento dell'argomento. Leggerli a vostro rischio e pericolo, quindi, e ricordatevi che sono comunque teorie. Nel tentativo di fare chiarezza su questo Idiocracy, disponibile al momento in streaming su Disney Plus, già compreso nell'abbonamento, va detto che si tratta di un film simpatico, divertente, assurdo e trash, con quel giusto mix che ti permette di ridere di gusto, ma anche di riflettere. Insomma, un film leggero da vedere in compagnia per ridere di sé e della propria società consumistica. Come dicevo, è volutamente trash ed è fatto con sapienza, visto che gli sceneggiatori hanno realizzato il mitico Beavis and Butthead, King of Hill addirittura, e collaborato a Tropic Thunder. Questo Idiocracy riesce nella sua semplicità e mediocrità, e insensatezza, ad essere ricordato a distanza di 15 anni come un film irriverente e di culto da tenere bene a mente come monito. Prima di correre a vedere questo film, mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Lasciate un commento con il vostro pensiero su questo film e non dimenticate di consigliare ai vostri amici questo film sfruttando la presente recensione. Solitamente in questo punto attiverei l'area spoiler, ma in questo film non ha molto senso, poiché va visto per godersi le scene comiche, le citazioni e l'assurdità di eventi e problemi che capitano ad una società con seri problemi di autodeterminazione, quindi non ve li posso dire in anticipo. Gli attori sono tutto sommato bravi e il risultato complessivo, come dicevo, merita. Noi ci si vede al prossimo video, magari dedicato a una uscita cinematografica. Alla prossima, MTIers! Ciao!